Ok, la prossima quest ce la dà Noporik, che si trova qui, ed è sempre Melia a commentare. Parliamo con Noporik, se stesse fermo. Mi sento come una falena che vola attratta da una lampada d'etere. Aiutatemi, vi prego. L'espressione del volto lascia presagire che abbia dei problemi. Melia, cosa pensi? Aspetta, lasciami indovinare. Credi che dovremmo dare il nostro aiuto, non è così? Fiora, il tuo acume non ha pari. Non ditemi che vi siete dimenticati del favore che mi avete fatto. Dopo che mi avete trovato, sono andato a farle visita. E mi sono ritrovato al punto di partenza, sotto le sue ali. Mi dà da mangiare cose dal gusto terribile, la mia vita è un incubo. Mi accarezza, mi fa dormire sul suo letto, ma c'è di peggio. Quando mi carica con la spesa come un Armadix da Soma, mi tratta come uno schiavo, non ce la faccio più. Aiutatemi a riconquistare la mia libertà. Riconosco che sono giovane e che ho molto ancora da imparare. Ma è così che vengono trattati i Nopon nella capitale imperiale? Precisamente, signora, è una cosa terribile. Ho l'impressione che sia un po' troppo protettiva. A qualche Nopon adulto piace essere trattato come cucciolo. Io non sono uno di quelli, la cosa mi umilia molto. Vi imploro, aiutatemi! Ok, Noporik ha bisogno del tuo aiuto per sfuggire all'arrogante Aiensia, ma non farlo sapere a Makrish. Ottieni Lode Fetor dallo stagno avvelenato nelle paludi di Sattorl. Accettiamo. Perfetto, la strategia è semplice, portatemi del Lode Fetor. Se puzzerò in modo tremendo non mi farà entrare in casa. Dovete mantenere questo segreto. Per nessuna ragione dovete fare parola con Makrish. E sì, ci occuperemo del tuo problema con celerità. Prodepon fa vedere a tutti cosa Prodepon è capace! Ok, andiamo a fare la quest, che come avrete capito è una quest ramificata. Possiamo trovare il profumo oppure possiamo parlare con Makrish. Va bene, io adesso salvo e farò la quest nel modo sbagliato, come al solito. Ok, eccoci qui allo stagno avvelenato. Cerchiamo di saltare per andare un po' più in fretta ed evitare di subire così tanti danni. E abbiamo ottenuto Lodefetò. Wow, bel nome questo oggetto. Comunque, torniamo da. Da chi è che dovevamo tornare? Ah, sì, da Noporik. Ok, rieccoci da Noporik con Lodefetò. Parliamogli. Me l'avete portata! Puah, è davvero puzzolente! Funzionerà sicuramente. Devo mettere in pratica il piano e presto riassaporerà la libertà. Ah ah ah, come avevo previsto, mi ha buttato fuori di casa! Essere liberi è una bellissima sensazione. Quella casa era così angusta. Campi, alberi e fiumi saranno la mia nuova dimora. Non è molto, ma prendete questo come segno della mia gratitudine. Addio! Ok, finalmente Noporik è libero, ora può vivere felice e contento nel suo boschetto preferito. Chiudiamo e otteniamo Cappello Celeste. Ma come vi ho spiegato prima, questo non era il modo giusto. Andiamo a farla nel modo giusto. Ok, il modo giusto di fare questa quest è parlare con Makrish. E magari prima che scappi, parliamole. Avete forse voi venduto Noporik? Lo leggo sui vostri volti, ditemi, vi prego, cosa sta facendo? Non credevo che Noporik fosse dedito a un simile piano. Ho io un piano per lui, allora. Pensate di potermi procacciare del profumo purissimo? La sua fragranza è magnifica e contraria alla sua. Se lo darete a Noporik, il suo piano sarà vanificato. Ok, andiamo a cercare il profumo purissimo. Ok, il profumo purissimo dovrebbe trovarsi su quell'isola laggiù, qua alla foresta di Macna. Quindi direi di buttarci sperando di beccare l'acqua e non tipo l'unico scoglio qua in mezzo che mi ammazza. Ok, perfetto. Andiamo verso quell'isola. Sperando che l'oggetto si trovi lì, in realtà non lo so, Comunque, ok, eccoci qua sopra quell'isola. Ok, sì, era l'isola giusta. Intanto prendiamo questa item orb blu così. E poi prendiamo l'item orb rossa, che è il profumo purissimo, e riportiamolo a Makrish. Ok, non dovevamo portarlo a Makrish. Ma a Noporik, parliamogli. Me l'avete portata?
Ma non è poi tanto puzzolente. Non importa, funzionerà lo stesso. Vado a mettere in pratica il piano. Tra poco sarò libero. Non dimenticatevi di consolare Makrish quando sarà il momento. Addio. Ok, andiamo di nuovo da Makrish. Eccoci da Makrish, parliamole. Noporik ora odora come natura volle. Grazie per avergli dato il profumo sbagliato. Ora potrà baloccarmi con Desso ogni ora e per sempre. Non so qual sia l'impiccio nel convivere con diverse genti. Credo sia bellissimo essere armoniosi con tutti. Spero che i nostri sforzi ti siano stati d'aiuto. Melia, non c'è nulla di male a mostrare le proprie felicità. Io in fondo, tu per prima ti sei impegnata molto. Chiedo venia, non sono adusa a tali esternazioni. Ad ogni modo apprezzo la tua gentilezza, Fiora. Sono così felice, il di migliore di sempre avvenne. E ho in da ringraziare voi, amici, per questa mia letizia. Ok, no, i progetti di Noporik sono falliti a causa della passione sfrenata di Makrish nei suoi confronti. Chiudiamo e otteniamo Gambali Guscio e un po' di punti esperienza. E vai! Adesso credo di essere arrivato a 4 stelle con la colonia 6, vero? Dovrei, in teoria, ho sbagliato tasto. Sono a 4 stelle con la colonia 6, perfetto. E perché è importante? Beh, lo vedrete dopo. Ok, la prossima quest ce la dà di nuovo Noporik e questa volta è Damban a commentare. Parliamo con Noporik. Parliamogli. Finalmente, speravo che foste venuti a parlare con me. L'altro giorno mi siete passati accanto senza dire una parola. Credo che voi siate in debito con me. Hai un'aria proprio preoccupata. Damban, capisci davvero le persone? È un peccato che tu non capisca te stesso. Questo è un problema per te? Io ne sono ben consapevole, va bene così. Ora focalizziamo l'attenzione su chi ha bisogno d'aiuto. Per favore, aspettate, statemi a sentire. Non è niente che riguarda me, si tratta del mio allievo, Nick. Ho bisogno del vostro aiuto. Devo decidere come procedere con il suo allenamento. Non so se fargli affrontare tanti nemici deboli o un solo potente. Io lo farei lottare con più nemici potenti tutti insieme. Non dire sciocchezze. Il mio allievo non è valoroso né forte come voi. Non voglio farlo morire prima della fine dell'allenamento. Per prima cosa sconfiggere Barezia dei Canyon. Poi potrete rispondermi. Ok, Noporik ha dei dubbi sull'efficacia dei suoi programmi di allenamento. Aiutalo a stabilire qual è il più difficile. In una giornata tersa, batti Barezia dei Canyon vicino al ponte Raghel sulla gamba di Bionis. Accettiamo. Sapevo che potevo fare affidamento su di voi. Grazie. Nessun problema, consideralo già fatto. Questo è il mio fratellone. Ma cerca di non strafare, va bene? Mi preoccupo per te, sai. Non devi essere in ansia per me. E poi non sono solo, ci siete anche voi. Non ho forse ragione? Ok, andiamo a sconfiggere questo mostro unico. Eccolo qua, Barezia dei Canyon. Sconfiggiamolo. E vai. Turbine tonante, poi affondo eroico e taglio grandioso. È un mostro di livello 78, quindi fate attenzione, comunque. Perfetto. Dobbiamo farlo fuori, è un mostro unico, come vi ho detto, e si trova qui al punto di osservazione, al lago Raghel. Affondo eroico, poi questo e poi questo. Così cerchiamo magari di atterrarlo, anche se non ci riusciremo. Perfetto. Facciamo soffio d'animo, così tanto per. Aspettiamo un attimo che la barra, premiamo B, la barra della tecnica speciale si riempia. Facciamo affondo eroico, poi taglio grandioso. E vai. Facciamo la tecnica speciale, premiamo B. Poi premiamo B di nuovo. E poi premiamo B. Ah, ho sbagliato. Vabbè. Cerchiamo di fiaccarlo. Almeno riempiamo un po' la barra. Anche se non riusciremo a fiaccarlo perché è un mostro volante. E l'abbiamo sconfitto. Ara Celeste Rogul. Prendiamo tutto. E abbiamo sconfitto Barezia dei Canyon. Prendiamo il forziere.
E qua dentro c'è colpo ruotato, doppia lama e un po' di roba. Prendiamo tutto e torniamo da Noporik. Ok, rieccoci da Noporik. Riparliamogli. Che ritorno in trionfo. Ora dovete affrontare più nemici. Andate sulla gamba di Bionis e fate fuori 10 vamp di tempesta. Non abbassate la guardia. Ok, andiamo a far fuori i vamp di tempesta. Ok, i vamp di tempesta si trovano qua dentro alla grotta ventosa, sulla gamba di Bionis. E dobbiamo farne fuori 10. Facciamone fuori 10 e poi ci rivediamo da Noporik. Ok, rieccoci da Noporik, parliamogli. Ah, siete tornati. Quale combattimento è stato il più difficile? In realtà qua non cambia niente se scegliete una o l'altra opzione. Ma vedrete, scegliamo... Secondo me è più utile un nemico forte. Ho capito, un solo nemico forte. Allora faccio lottare Nick con più nemici deboli. Non voglio mandarlo incontro a una fine certa. Grazie, questa informazione è stata molto utile. Spero che Nick possa fare così dei miglioramenti. Ah, non ti preoccupare, è stata una sciocchezza. Sei grande, Danban, lo penso davvero. Ma cosa vi succede? Non ricordo l'ultima volta che ho ricevuto così tanti elogi. Suppongo che dovrei solo rallegrarmene. Ottimo lavoro, volete proseguire ancora? Ok, è stato scelto il programma di allenamento per Nick. D'ora innanzi diventerà sempre più forte. Chiudiamo. E otteniamo stabilità 6. Prendiamo tutto. E andiamo a vedere la prossima missione. E come vedete ce la dà di nuovo Noporik. Ma vediamo chi è che commenta. E questa volta è Meli a commentare. Parliamo con Noporik. Grazie a voi, il mio allievo ha fatto notevoli progressi. Ora dobbiamo prepararci per la prova finale. Comprendo il tuo dilemma. Ehi, aspettate, non vedete che sto parlando? Non è cortese da parte vostra. Vi chiedo di fare una cosa un po' pericolosa. Ricordate però che non è per me, è per il mio allievo. Per favore, fatelo per lui. Abbiamo notato che ti dai molto da fare con il tuo allievo. Prima stavamo solo scherzando. Scherzando, davvero? Bene, molto bene. Siete molto gentili, niente a che vedere con la cattivella Makrish. Bene, grazie. Le lusinghe a volte aiutano. Ho un compito ancora più difficile da affidarvi. Andate alle paludi di Satorl e fate fuori Dalton l'Indomito. Ok, Noporik è preoccupato per l'esame finale del suo programma di allenamento. Aiutalo a stabilire quale delle due alternative è la più difficile. Sconfiggi Dolt l'Indomito nell'area vicino alle rovine Soter nelle paludi di Satorl. Accettiamo. Credo che sia questa missione la più pericolosa. Siate prudenti. E sia, ci occuperemo del tuo problema con celerità. Sì, sì, Melly intelligentissimissima! Ricky protegge sempre Melly! Proteggere esclusivamente me non è abbastanza, Ricky. Invero, il tuo impegno su tutto è richiesto. Ok, dobbiamo andare a sconfiggere questo boss alle paludi di Satorl. Ok, le rovine di Soter si trovano in questo punto delle paludi di Satorl. E il boss è là sopra, uno di quei tre gogol dovrebbe essere. Vabbè, saltiamo e... Saltiamo magari, ok, così facciamo prima, anche se tipo 2 secondi. Ok, qua c'è un gogol, il boss è, non lo vedo, è lui, eccolo, sconfiggiamolo. Acqua, doppia acqua, ok, poi elettricità e sparagliela. Focussatevi sul boss, non sugli altri. Ok, facciamogli un... Starlight Kick, ok, l'abbiamo atterrato. Dovete focussarvi sul boss. Ok, eccovi qua. Perfetto, elettricità e poi sparala. Perfetto, l'abbiamo colpito. Vento e poi sparaglielo. E vai, poi usiamo queste due tecniche. Così colpiamo anche tutti gli altri. Perfetto, elettricità e poi sparagliela. Yes, la seconda tecnica non ho potuto usarla. Starlight Kick. Così magari lo atterriamo e magari... Ok, perfetto. Premiamo B. E vai. E sono morto. E vai.
Grazie, Melia. Sì, Melia, Fiora. Ok, vento. Ho sbagliato, non il vento. Ok, acqua, doppia acqua. Poi elettricità e poi sparala sul boss. Ok, perfetto. Focussatevi sul boss. Acqua. E poi sparala così ti curi un po'. Perfetto. Premiamo B. Elettricità e poi sparala. Ok, continuate a focussarvi sul boss. Perfetto. Non andiamo sulla fuga. Duplichiamo e poi spariamo. Yes. Poi facciamogli un bel Starlight Kick, così riempiamo anche la barra. L'abbiamo anche atterrato. Elettricità e poi spara. Continuate a focussarvi su di lui. Premiamo B. Evochiamo il vento e poi spariamo. Il Chain Attack direi di lasciarlo perdere per adesso, perché rischiamo di morirci. Elettricità e poi sparagliela. Ok. Aspettiamo ancora. Duplicazione e poi sparagliela. Perfetto, che sta succedendo? Violenza su Fiora. Ok, e la uccidi ovviamente. Perché non dovresti uccidere Fiora? Ok. Dov'è il boss? Dov'è il boss? Dov'è il boss? Focussatevi sul boss. E anzi, facciamogli un chain attack. Vai. Ho sbagliato. Dovevo prima evocare l'elettricità. Vabbè. Affondo debilitante. Ok, perfetto. Fiora. Sei su un fianco e non alle spalle. Vabbè, fagli duplice raffica. Ok, così gli fai un po' di danni. Riki. Riki. Colpiscilo. Prolunghiamo il chain attack, perfetto. E adesso facciamo... spariamo l'elemento. Vai. Ok, perfetto. Rimettiamo l'acqua. Rispariamo. E ok, l'abbiamo battuto. Perfetto, adesso battiamo tutti gli altri Gogol. E poi ci rivedremo da Noporik. Ok, rieccoci da Noporik, parliamogli. Com'è andata? È stata una vittoria facile? Andate alle paludi di Sator, le fate fuori 10 tetralabo schivi. So che potete farcela. Ok, andiamo a far fuori i tetralabo schivi. Ok, i tetralabo schivi si trovano di notte in giro per quest'area delle paludi di Sator. E direi di provocarlo e poi combattere. Premiamo B. Ok, perfetto. Evoca acqua, doppia acqua. Poi elettricità. E poi l'abbiamo atterrato, wow. E poi spara. E vai. Dobbiamo farne fuori appunto 10. E ci vorrà un po', premiamo B. Ok, rieccoci da Noporik, parliamogli. Eccovi di ritorno, qual è stato il combattimento più difficile? 10 nemici deboli. Sì, diciamo così. 10 nemici deboli. Credo che questa sia la prova finale di Nick. Ha bisogno di una vera sfida. Lo manderò a combattere contro 10 nemici deboli. La prossima volta che lo vedrete sarà diventato un vero guerriero. Grazie ancora per il vostro aiuto. Spero che i nostri sforzi ti siano stati d'aiuto. Melia, non c'è nulla di male a mostrare la propria felicità. In fondo, tu per prima ti sei impegnata molto. Chiedo venia, non sono adusa a tali esternazioni. Ad ogni modo, apprezzo la tua gentilezza, Fiora. Ottimo lavoro, ancora un piccolo sforzo? Ok, è stata scelta la prova finale di Nick. Superandola dimostrerà il suo valore. Chiudiamo. E otteniamo attacco su 4 e stabilità attacco 4. Prendiamo tutto. E andiamo a vedere qual è la prossima missione. Ok, per fare la prossima quest dobbiamo invitare alla colonia 6 Shilks. Eccolo qua, parliamogli. Ho un sogno. Un giorno aprire un grande negozio. Vorrei che fosse in un luogo con molta gente. Ho sentito che c'è molta gente alla colonia 6. Invitiamolo alla colonia 6. Per invitarlo dobbiamo avere almeno 120 abitanti. E basta. Ok, invitiamo alla colonia 6. Siete sicuri? Grazie molte.
aprirò un negozio amato da tutti. Oms, Nopon, Aiencia, tutti. E quando sarà avviato, vi prego di farmi visita. Ok, Shilks vive alla colonia 6, chiudiamo. E andiamo alla colonia 6 a fare la missione. E indovinate un po' chi ce la dà? Ok, la missione ce la dà Shilks stesso, parliamogli. Oko mi ha chiesto degli ingredienti rari. Ha cucinato del cibo per ringraziarmi del duro lavoro. Era delizioso. Anche se non ho il senso del gusto. Ma a Oko sembrava piacere, quindi doveva essere delizioso. Ok, sì, non era questa la missione, riparliamogli. Ho un problema serio. Riesco sempre a risolvere tutte le situazioni, ma stavolta no. Dovrei effettuare una consegna importante, ma non posso farcela. Non dipende dal fatto che non ho tempo o che la strada è bloccata. Non conosco il nome del destinatario. Capisco bene il problema. Già, non va bene. Lo so, è molto imbarazzante. Ho solo un indizio, credo che il nome finisca con una N. Chi può essere? Spiacente, la ricerca non produce risultati. Vedo che qui conoscete molta gente, perché non mi aiutate voi? Non conosco tutti quelli che vivono nella colonia 6. Forse potresti chiedere al mittente? Avrei potuto già farlo, ma non so chi è il mittente. Ho talmente tanta roba che non so più chi me l'ha portata. Ah, allora, mi aiuterete? Ok, aiutiamo Shilks. Shilks deve effettuare una consegna, ma non riesce a leggere le informazioni del destinatario. Metti insieme gli indizi e aiutalo nel suo compito. Consegna il pacco a una persona il cui nome finisce per N. Accettiamo? Grazie mille. Non c'è problema, lascia fare a me. Se Shulk vuole, allora questo accade subito subito! Conto anche su di te, Riki. Sapevo che avreste accettato. Ok, pacco di Shilks, prendiamo tutto. E andiamo a cercare questa persona il cui nome finisce per N. Ok, la persona è Gorman, parliamogli. Ce l'avete fatta finalmente, iniziamo a preoccuparmi. Sembra che sia in ottime condizioni, per me va bene. Grazie ancora ragazzi. Ok, torniamo da Shilks. Ok, rieccoci da Shilks, riparliamogli. Si trattava di Gorman? Ah, ci avrei dovuto saperlo. Ce n'è ancora uno da consegnare. È per una Nopon di 16 anni. Spero che riusciate a trovarla. Ok, pacco di Shilks. E andiamo a cercare questa Nopon di 16 anni. Io di Nopon di 16 anni ne conosco solo uno. Eccola qua, di Bubu. Parliamole. Babba Pandi di Bubu, mandata di Bubu regalo! Grande vasetto di marmellata di funghi! Di Bubu è contentissimissima! Grazie Pan, Babba Pan! Ok, torniamo da Shilks. Ok, rieccoci da Shilks, parliamogli. Ah, era di Bubu? Chi poteva pensare che avesse 16 anni? Vi ringrazio tantissimo. Sono contento che la situazione si sia risolta per il meglio. Rai, ho ottenuto grande risultato! Ora, vicino e balla! Ballo Nopon, vai balla! Ballo Nopon? E come si fa? Sono uno che sa far tutto, ma voi mi superate. Vi darò una ricompensa degna del vostro talento. Ok, le consegne sono state effettuate con successo, questo farà piacere a Shilks. Chiudiamo e otteniamo impatto 5, prendiamo tutto. E andiamo a vedere la prossima missione, che è quest'altra missione che ci dà ancora Shilks. Ma vediamo chi commenta. Ok, Ryan commenta, parliamo con Shilks. Ho un problema ancora più grosso. Che posso fare? Ammazza che muso lungo che hai! Ma che t'è successo? Rain, chiedi il problema! Riki sente grande problema! Chiedi! Ok, ma stai calmo! Chiedo subito, va bene? Dammi un attimo di tregua! Avete mai sentito parlare della leggendaria melanzana tonica? Si dice che chi la mangia ottenga una forza eccezionale. Se ne vedo una, me la mangio lì dove la trovo! Non lo fare, ti prego. Appena la trovi, portamela. Se ne troviamo una e non ho fame, forse te la porto. Ho bisogno solo di due. Sono talmente rare che non sarà per niente facile trovarle. Spero che le troviate, non vorrei scontentare il mio cliente. Dopotutto è il mio lavoro e mi imbarazza molto chiedervi aiuto. Ma mi aiuterete, vero?
Ok, Shilx pensa di saper fare un po' di tutto e ha accettato di trovare una verdura leggendaria. Trova l'oggetto al posto suo, trova due melanzane toniche, da qualche parte dovranno pure essere. Accetta. Grazie mille. Non dimenticate, me ne servono solo due. No problem, sarà fatto in men che non si dica. Ok, abbiamo già le due melanzane toniche. Queste due melanzane toniche in realtà io le ho trovate apposta per fare questa missione perché non ne avevo. E le ho trovate praticamente, vi faccio vedere, qui alla colonia 6. Ecco, qui al parco sotto questo lampione si possono trovare, ma solo tra le 5 e le 6 di mattina. Quindi per adesso non le troverò ovviamente, appunto. Vabbè, torniamo da Shilx e finiamo la sua missione. Ok, rieccoci da Shilx, parliamogli. Sono le melanzane toniche? Ma sembrano delle normalissime melanzane, che strano. Comunque, grazie. Ora non sarò costretto a deludere il mio cliente. Insomma, questo è quanto. Anche persone scortesi e violente può aiutare gli altri. Di quello che ti pare, palla di pelo. Non rovinerà il mio buon umore. Siete la mia salvezza, non so come ringraziarvi. Ok, hai completato il lavoro di Shilx e cosa più importante, la sua clientela è soddisfatta. Chiudiamo e otteniamo lancia mirabile, prendiamo tutto. E questa dovrebbe essere una buona arma per Rain. Sì, andiamo a vederla. No, è per Danban. È un'arma per Danban e ha solo due costoni vuoti. Ok, non è per niente buona. Vabbè, fa niente, andiamo a vedere la prossima missione.